se il rapper, se il giovane, se il ragazzo, se la ragazza, chiunque essa sia, si fa vedere in un video con una pistola, con un mitra, e inneggia alla violenza, alle mafie, ai narcotrafficanti, è ovvio che per me è un modello negativo. Gratteri non è contro nessuno, io non mi metto a discutere. Sera eravamo col generale, siamo andati in una scuola media in uno dei quartieri di Napoli. Dopo aver parlato e risposto alle domande dei ragazzi, tra gli adulti presenti c'era un genitore che era, tra l'altro, mi ha detto di essere un avvocato e mi ha chiesto, la domanda è questa: cosa ne pensa dei rapper invitati dall'università che si fanno vedere sui video in modo violenti? E questa è stata la domanda, quindi non si è fatto il nome di nessuno. Io rispondo che se il rapper, se il giovane, se il ragazzo, se la ragazza, chiunque essa sia, si fa vedere in un video con una pistola, con un mitra, e inneggia alla violenza, alle mafie, ai narcotrafficanti, è ovvio che per me è un modello negativo, e quindi penso che una scuola, una università non debba invitare persone che inneggiano alla violenza, alle armi, alla droga. Quindi questa mia risposta, la domanda, la risposta appunto, non si è fatto il nome di nessuno, poi la stampa ha voluto scrivere il nome o ha voluto scrivere articoli Gratteri contro. Gratteri non è contro nessuno, io non mi metto a discutere. Le spiego un'altra cosa, Gratteri ha 66 anni, adesso quest'anno farò 66 anni, per un evento, per un incontro non si invita sul giornale, perché per caso faccio il procuratore di Napoli e c'è anche stile, modo e garbo per parlare con Gratteri. Io ricevo gli ultimi, io ricevo le persone che nessuno riceve, d'accordo? I disperati, gente che viene da me a piangere, disperati. Io parlo con l'ultimo della terra, quindi non è una questione di fare o di essere altezzoso. È una questione anche di stile e di comportamenti. Io sono uno dei pochi, delle 3-4 persone in Italia che non ha visto Sanremo. Arriva all'università, quindi anche ieri. Io ieri ero in ufficio a lavorare e poi il pomeriggio ero in un liceo scientifico a parlare ai ragazzi contro la legalizzazione delle droghe, a parlare ai ragazzi contro le mafie, a spiegare ai ragazzi la non convenienza a delinquere.